Siamo all'interno del polo tecnologico di Ferrara, dove è nato l'ultimo nato degli incubatori della provincia di Ferrara. La gestione degli incubatori è stata affidata alla locale agenzia di sviluppo e rimangono di proprietà del comune di Ferrara. Prevalentemente sono due le aree su cui stiamo promuovendo e si stanno sviluppando le aziende che sono anche all'interno di questo polo e sono quelle che fanno parte un po' della cultura imprenditoriale del tessuto produttivo della nostra città. Da una parte lo sviluppo della ricerca sui polimeri. Ricordo che Ferrara è la città della plastica, a distanza di 300 metri da qua in linea d'aria c'è uno dei più grandi centri mondiali di ricerca che è il centro Natta. Mi chiamo Marco Scoponi e sono legale rappresentante e amministratore della società Advanced Polymer Material, che appunto in sigla è nota meglio come APM SRL. Sono qui con i miei collaboratori, l'ingegner Marta Baiesi e l'ingegner Gianluca Ferrari. E in questo momento ci troviamo nel laboratorio dove vengono sviluppati e caratterizzati i materiali polimerici industriali. E dall'altra tutto quello che è collegato a una delle chiavi di sviluppo dell'economia provinciale di Ferrara, che è quella di riuscire a coniugare la crescita economica con lo sviluppo sostenibile, ovvero la green economy, e in questo senso tutte buona parte delle imprese che sono allocate anche in questo incubatore si rivolgono prevalentemente alla ricerca e agli studi sull'ambiente e a tutte le ricadute che in termini di indotto questo può avere in termini di sviluppo economico. Io sono Marco Folegani e sono uno dei soci dell'azienda Meo. Noi nasciamo dalla ricerca, a noi è sempre piaciuto fare ricerca e continuiamo a fare ricerca nell'ambito del monitoraggio dell'ambiente, della meteorologia e della qualità dell'aria. L'idea è quella di parlare con una società ad altre imprese, quindi da impresa a impresa, non più da accademia all'impresa, per rispettare i tempi e i modi tipici che richiedono le imprese. La società ha di fatto sviluppato una serie di metodologie per l'analisi del controllo di qualità dei polimeri industriali e del prodotto finito di piccole e medie imprese che sono trasformatori e produttori di materiali polimerici industriali. Il trasferimento tecnologico che noi facciamo non arriva a una produzione importante, quindi diciamo di tonnellate anno, ma si limita a centinaia di chili. Questo permette poi di andare a provare i nostri prodotti sulle macchine industriali. Qualora fosse positivo il test sulla macchina industriale, effettivamente si parla poi di un progetto industriale con una vera e propria produzione industriale e brevettazione possibilmente del prodotto. La base della nostra ricerca industriale è l'immagine satellitare. Noi realizziamo applicazioni che consentono di estrarre informazioni dalle immagini satellitari e le mettono a disposizione di enti pubblici ed enti privati. Un esempio di queste applicazioni è il monitoraggio dell'irraggiamento al suolo per stimare la produzione dei pannelli fotovoltaici. Una delle iniziative più interessanti a livello locale che abbiamo realizzato con la Regione Emilia-Romagna è il progetto Sensorer. L'obiettivo del progetto era realizzare un strumento che consentisse la stima e il monitoraggio delle polveri sottili sia tramite le immagini satellitari che attraverso i dati delle centraline al suolo. Il progetto è stato realizzato. Lo strumento è operativo. Qui potete vedere degli inchiostri fotopolimerizzabili che possono essere applicati su supporti di tipo ceramico sia su supporti di materiale plastico. L'altra cosa, qui alla mia destra, trovate un'altra applicazione, vedete, polimeri in polvere diversamente colorati per ottenere dei prodotti finiti con materiali polimerici di grandi dimensioni. Questo diciamo è solo un prototipo, però sono cavi all'interno, quindi all'interno sono vuoti. Ancora il terzo prodotto importante sui materiali termoplastici sono delle reti biodegradabili e compostabili. In questo momento ci sono dei test in sperimentazione in mare, sul litorale ferrarese, per dimostrare che in 90 giorni questi materiali sono completamente biodegradabili e compostabili in acqua di mare e quindi per avviare tutta una serie di procedure che oggi si usano per la molliscicoltura. Qua ci troviamo nell'area di sviluppo dell'azienda. In questo luogo i nostri collaboratori creano, sviluppano e realizzano le applicazioni per il monitoraggio della terra da satellite. Qua siamo in 8
e altre 4 persone lavorano nella nostra sede di Vienna che abbiamo aperto da 2 anni. I nostri clienti più importanti a livello istituzionale rimangono l'Agenzia Spaziale Austriaca, da quando abbiamo aperto l'azienda a Vienna, l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Italiana. In particolare, per l'Agenzia Spaziale Italiana stiamo realizzando un progetto per il monitoraggio degli edifici storici da satellite. I prodotti che ho precedentemente mostrato, per il loro sviluppo sono state necessarie numerose prove di tipo termomeccanico, di fluidità, di resistenza all'impatto e di prove di resistenza a trazione come quella che in questo momento state vedendo. I risultati ottenuti da queste prove sono stati analizzati e quindi hanno permesso poi di sviluppare le campionature industriali con estrusore bivite corrotante. Ora vi mostro l'estrusore bivite corrotante. In questo momento Gianluca sta iniziando la carica della materia prima in granuli, polimero termoplastico, viene caricato nella tramoggia. All'interno della tramoggia il materiale viene fuso e miscelato. Alla fine della miscelazione il risultato è questo, quindi si ottengono praticamente, come vedete, sono della sorta di fili, noi li chiamiamo in gergo spaghetti, che vengono raffreddati in questa fase, esattamente qui, e successivamente nell'ultima parte vengono tagliati, insacchettati e sono pronti per spedire sulla macchina industriale per fare le prove di produzione. Noi sviluppiamo l'attività sulla gestione della rete degli incubatori di Ferrara dal 2001. Parliamo di rete di incubatori perché oltre a quello dove siamo allocati in questo momento, che è situato all'interno del polo tecnologico, ne abbiamo altri in provincia dove negli ultimi 10 anni hanno sviluppato la loro attività una 70 di imprese, sviluppando un indotto molto importante per quanto riguarda le ricadute occupazionali. I servizi che noi offriamo vanno dallo startup di impresa all'analisi della business idea fino ad arrivare all'assistenza per trasformare queste imprese in imprese consolidate che hanno successo sul mercato della ricerca e dell'innovazione.